Si è svolto presso l'Innovation Center di Torino, nel grattacielo disegnato da Renzo Piano per Intesa San Paolo, il primo Network Society World Congress. Esperti del cambiamento provenienti da tutto il mondo, imprenditori, innovatori, accademici, si sono confrontati sulla decentralizzazione, ossia quella che da molti viene considerata come la prossima fase dell'organizzazione socio-economica mondiale. L'evento è stato convocato dalla Network Society, un movimento nato lo scorso anno su idea di David Orban, per analizzare come l'accelerazione esponenziale delle nuove tecnologie sta cambiando l'organizzazione socio-economica globale, portandola verso un modello decentrato e distribuito più simile a una rete piuttosto che alle tradizionali strutture centralizzate e gerarchiche. I relatori hanno illustrato alcune delle nuove tecnologie presenti in ogni ambito delle nostre vite. Alex Lightman ha sottolineato il vicino boom dell'energia solare. Carlo D'Alesio ha mostrato MEG, la prima serra indoor automatizzata e open source. E poi è intervenuto Gabor Kish, fondatore di un sistema che consente a tutti, privati, imprese e comunità, di ideare e produrre case alimentate da energie rinnovabili e in open source. Matan Field, startup israeliano che ha illustrato le notevoli applicazioni della blockchain e delle criptomonete. Leandro Agro, guru di un nuovo concetto di design in grado oggi di guidare l'innovazione. Stefano Quintarelli, deputato alla Camera, ha poi catalizzato l'attenzione sulle sfide che la legislazione deve affrontare per adeguarsi al cambiamento in atto. Sponsor e sostenitore del Network Society World Congress è la startup italiana DotWords, language service provider di innovative soluzioni informatiche per la gestione di traduzioni e localizzazioni in qualsiasi lingua. L'amministratore delegato Gabriella Soldadino ha evidenziato i valori in comune con Network Society Project: creare una cultura della localizzazione e del multilinguismo e portare avanti una visione di un futuro multilinguistico aperto, condiviso.